capitato un paio d'anni fa che sono andato in studio qui a Firenze, ho fatto delle chitarre per un pezzo di Fabrizio, poi ci siamo visti, lui è venuto a trovare dei concerti e mi ha proposto di fare questa cosa, dove fare qualche ospitata, diciamo su alcuni brani suoi. Io suono sui pezzi improvvisando più o meno quello che mi ricordo della stesura, quindi da parte mia ha il sapore un po' della jam, da parte loro no sicuramente. Altre cose che io, diciamo, vivendo incontro per la strada, mi piacciono, le produco. Cioè, noi siamo musicisti, siamo persone che comunque sia respiriamo musica dalla mattina alla sera. Mi alzo la mattina, io gli amici tengo, ho pensato a questo connubio, ho chiamato Maurizio dice: come no, cavolo, facciamo, un giorno può succedere a Maurizio, magari lo facciamo. Quindi, sono cose che appunto mi ha detto Maurizio che si studia. Di base esiste una grande stima e una grande amicizia, poi è la musica che ci unisce. E poi soprattutto è molto importante, certo, l'amicizia, la stima, quanto eccetera eccetera, poi che musicalmente si abbiano dei parametri comuni, assolutamente. Devo dire, un anno e mezzo fa lui mi ha mandato un abbozzo di pezzo che stava scrivendo sul piano e voce eccetera eccetera, improvvisamente, immediatamente mi ha ricordato alla Super Tramp e alla fine io ho continuato il pezzo e l'abbiamo anche combinato, è venuta anche una cosa molto carina, per cui è bello che magari uno l'abbiamo anche finito, è bello che comunque una persona che conosce o conosce anche poco ti dia l'input per scrivere comunque una canzone che alla fine risulta una bella canzone, questo è fondamentale. Ciao fans, ciao, ciao bene ragazzi, un abbraccio e bacio da Fabrizio Venturi, alle prossime, ciao. Grazie.